Era febbraio quando si parlava di una crisi tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini. Un silenzio portato anche nello studio di Verissimo quando Silvia Toffanin non accennò in alcun modo alla vita coniugale dell'attrice. Oggi però Vanessa Incontrada ha deciso di dire qualcosina in più, senza scendere nei dettagli e senza confermare in modo diretto nulla. Eppure, leggendo tra le righe, è facile intuire che qualcosa nel rapporto si sia rotto. Le voci che hanno cominciato a circolare a partire dallo scorso febbraio, insomma, non erano del tutto infondate. In realtà c'erano stati dei segnali di disgelo che avevano fatto pensare a una crisi rientrata. Ma potrebbe non essere successo. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati? Dopo 15 anni insieme potrebbe essere finito l'amore. L'attrice ne ha parlato, a grandi linee, in una intervista sull'ultimo numero di Vanity Fair. Un'anteprima della stessa intervista ha già dato di che parlare al mondo del gossip. Vanessa è in copertina su Vanity questa settimana. All'interno del numero ci sono le sue dichiarazioni. E sul compagno Rossano Laurini non si è sbilanciata più di tanto. Tuttavia, per la prima volta ha parlato della sua vita sentimentale attuale. Sono in un momento riflessivo della mia vita. Posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato. E che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione. Sto guardando avanti. Non sarebbe l'unica separazione dello spettacolo degli ultimi tempi e sembra che ormai vadano di moda i comunicati stampa congiunti. Lo hanno fatto Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi così come Ilary Blasi e Francesco Totti. Anche se loro hanno optato per due comunicati distinti e separati. Vanessa Incontrada preferisce il silenzio sulla crisi col sono scelte. Non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c'è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L'altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita. In questo sente di essere diversa da Michelle Hunziker e Ilary Blasi, ma senza ritenere una scelta sbagliata e l'altra giusta. Ognuno agisce come vuole. È chiaro, Vanessa Incontrada però non rinuncia al desiderio di un secondo figlio. Però se arriva arriva. Se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli. Una persona può decidere di fare quello che vuole. Ha commentato anche la copertina di lei in spiaggia. Non mi ha ferito. La mia risposta è l'indifferenza. Thank you.
Thank you.